Orecchiette alla Tommaso, fate con me questa delizia, iniziamo! E allora, per prima cosa togliamo le salsicce dai budelli e le spezzettiamo così grossolanamente. Ora mettiamo a cuocere la salsiccia, filo d'olio ce lo mettiamo, e facciamo andare a fiamma alta per 7-8 minuti. Nel frattempo tagliamo un po' di peperoncino, tagliamo la cipolla, per comodità ci tritiamo pure un po' di prezzemolo e poi snoccioliamo e spezzettiamo le olive di Gaeta. Adesso mettiamo la cipolla e il peperoncino, facciamo rosolare un po', dorata leggermente la cipolla, sfumiamo con il vino rosso, giusto un goccio, e lasciamo a fiamma alta evaporare. Perfetto, ora mettiamo le olive, i pelati, pizzico di sale e facciamo cuocere per 20 minuti a fiamma medio-bassa, schiacciando in cottura i pelati. Il condimento è a buon punto, quindi saliamo l'acqua e mettiamo a cuocere la pasta. Un minuto prima della fine della cottura trasferiamo la pasta in padella e la facciamo finire di cuocere, di insaporire bene bene nel condimento. Benissimo. Adesso spegniamo la fiamma, aggiungiamo il parmigiano o il grana, il prezzemolo, ultima mescolata e andiamo ad impiattare. Mamma mia, amici vegetariani, ma anche vegani, se non mettete il formaggio, ho pensato ad una genovese anche per voi. Iniziamo. E allora, per prima cosa ci tagliamo finemente le cipolle, o l'extravergine d'oliva in un tegame. Mettiamo la zucca, la facciamo rosolare per qualche minuto. Ora sfumiamo col vino bianco, lasciamo a fiamma alta e facciamo evaporare. Evaporato il vino, ci mettiamo un po' di peperoncino, poi mettiamo le cipolle, mettiamo il sale e poi, qui a parte, ho fatto un velocissimo brodo vegetale. Lo vado ad aggiungere alle cipolle e alla zucca. Ne metto tanto fino a coprire cipolle e zucca, fiamma bassissima, copriamo e facciamo cuocere per almeno 2 ore e mezza. Questo è il risultato e come da tradizione ci andiamo a spezzare gli ziti. Visto che l'acqua bolle, la saliamo e li mettiamo a cuocere. Quando la pasta sarà a buon punto, trasferiamo gran parte del condimento in una padella saltapasta e trasferiamo la pasta un minuto prima della fine della cottura. Ecco qua, la pasta è pronta. Adesso, amici vegani, non guardate, pecorino o parmigiano a seconda dei gusti e andiamo ad impiattare. Mamma mia, pasta alla Pasqualino, fatela con me. Iniziamo! E allora, per prima cosa tagliamo la cipolla piccola piccola, poi rimuoviamo le estremità e tagliamo a cubetti le zucchine e una volta tagliate tutte ci trasferiamo sui formelli. In padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, mettiamo le zucchine, sistemiamo un po', dopodiché mettiamo la pancetta e facciamo cuocere per una decina di minuti a fiamma vivace. Passati 10 minuti, mettiamo la cipolla e facciamo cuocere per altri 6-7 minuti. Adesso sfumiamo col vino bianco, lasciamo sempre a fiamma molto alta e facciamo evaporare. Evaporato il vino, mettiamo la passata di pomodoro, mettiamo la panna, sistemiamo, poi mettiamo il sale e lasciamo cuocere per 15 minuti a fiamma medio-bassa. Quando il condimento sarà a buon punto, saliamo l'acqua e mettiamo a cuocere la pasta. Ho appena scolato la pasta, la trasferiamo in padella, la faccio finire di cuocere ed insaporire bene bene mescolando e magari facendo anche un po' saltare. Ok, spegniamo la fiamma, parmigiano, grana o pecorino e andiamo a servire. Mamma mia, pasta con crema di peperone e pancetta. Iniziamo! E allora, per prima cosa taglio grossolanamente il peperone, poi taglio grossolanamente anche un po' di cipolla, poi sbuccio una patata. Sciacquata la patata, la tagliamo tosto piccola e in un pentolino mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, tutto quello che abbiamo appena tagliato, un po' di sale, facciamo rosolare un po', poi mettiamo un paio di bicchieri d'acqua e facciamo cuocere per 25 minuti. Nel frattempo
ci tagliamo un po' di pancetta, il peperone è pronto, lo spostiamo, padella saltapasta, goccio d'olio, mettiamo la pancetta e la facciamo rosolare. Ora frulliamo tutto, ecco qua. Visto che l'acqua bolle, la saliamo e mettiamo a cuocere la pasta. La pancetta è pronta, ora mettiamo la crema di peperone e facciamo continuare a cuocere in modo da farla restringere un po'. 3 minuti prima della fine della cottura scoliamo la pasta, la trasferiamo in padella e la facciamo finire di cuocere nella crema di peperone. Ora possiamo spegnere la fiamma, aggiungiamo qualche cucchiaio di parmigiano, diamo una bella mescolata e andiamo ad impiattare. Mamma mia!